Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dove la cucina senza glutine e senza latticini prende vita e tutto è possibile. Io sono Diana e oggi prepariamo ben tre piatti freddi, buonissimi, ideali per questo periodo estivo che io amo e adoro. Non vi svelo nulla, rimanete con me fino alla fine e vi prometto che questi piatti diventeranno i vostri preferiti per l'estate. Ma prima di cominciare lasciateci come sempre un mi piace a questo video per aiutarci e supportare i nostri video e se siete nuovi sul canale mi raccomando iscrivetevi, anche perché siamo quasi 60.000, ci stiamo arrivando e soltanto con il vostro aiuto possiamo arrivarci e quindi iscrivetevi e ora cuciniamo come sempre. Come prima ricetta prepariamo un buonissimo antipasto freddo perfetto per una cena fresca ed anche molto scenografico. La prima cosa da fare è preparare le uova sode. Utilizzerò 5 uova, questa ricetta è per circa 3-4 persone, ma se volete diminuire le uova oppure non metterle non è un problema. Quindi facciamo cuocere le uova in una casseruola per circa 8 minuti dal bollore. Quando saranno pronte le scoliamo e le facciamo raffreddare sotto un getto di acqua fredda. A questo punto non ci resta che sbucciare le uova e tagliarle a pezzetti. Se non volete utilizzare le uova potete tranquillamente ometterle. Le mettiamo in una ciotola, dopodiché tagliamo a pezzetti 100 g di olive verdi denocciolate. Qui potete usare anche dei capperi se li preferite. Mettiamo anche le olive nella ciotola e tritiamo anche un gambo di sedano. Qui potete usare anche delle carote, per esempio. Tagliamo finemente anche un mazzetto di prezzemolo e mezza cipolla. Aggiungiamo anche 200 g di tonno e diamo una mescolata veloce. Infine condiamo il tutto con 160 g di maionese fatta in casa. Potete farla con la nostra ricetta, trovate il link qui sotto nella descrizione o nei commenti. Ora prendiamo un piatto ed uno stampo da 18 cm di diametro. Lo appoggiamo sul piatto e versiamo il nostro composto all'interno, in modo da ottenere una forma regolare, simile ad una torta salata. Livelliamo bene con il cucchiaio e facciamo riposare in frigo per circa 20 minuti. Nel frattempo prendiamo un cetriolo e lo tagliamo a rondelle. Lo utilizzeremo per decorare il nostro antipasto. Potete scegliere qualsiasi altro ortaggio che vi piace. Prendiamo anche una manciata di pomodorini e li tagliamo a metà. Dopo 20 minuti riprendiamo il nostro antipasto e rimuoviamo delicatamente lo stampo. Ora possiamo decorarlo a piacere con le fettine di cetriolo, i pomodorini e al centro io ho aggiunto una piccola manciata di rucola, ma potete divertirvi creando le decorazioni che preferite. Ed ecco qui pronto il nostro antipasto, velocissimo, fresco e gustosissimo, provatelo e fateci sapere cosa ne pensate, a me è piaciuto tantissimo. Ora prepariamo una fantastica insalata di pasta di legumi, ricca e coloratissima. La prima cosa da fare è cuocere la pasta di legumi. Io sto utilizzando 250 g di pasta di ceci, ma potete usare anche la pasta di piselli o un altro tipo che preferite. Anche qui le dosi sono per 2, anche 3 persone, quindi cuociamo la pasta per una decina di minuti seguendo le istruzioni, dopodiché la scoliamo e la facciamo raffreddare, semplicemente sotto il getto di acqua fredda. La mettiamo in una ciotola e aggiungiamo i condimenti che più ci piacciono. Io ho scelto 100 g di olive verdi, 250 g di pomodorini, semplicemente tagliati a metà. Potete anche usare delle carote o dei peperoni al posto dei pomodorini. Poi ho aggiunto 50 g di rucola e ho mescolato il tutto. Infine ho aggiunto anche 100 g di bresaola che ho semplicemente spezzettato.
Anche qui potete sostituire la bresaola con del pollo o tacchino oppure ometterla semplicemente. Infine ho condito semplicemente con dell'olio d'oliva e del sale. Ed ecco qui pronta la nostra insalata di pasta. Questa è in assoluto la mia preferita perché è completa, sazia e si può preparare anche in anticipo ed è comodissima da portare al lavoro oppure anche in spiaggia. Potete anche guarnirla come ho fatto io con delle foglioline di basilico fresco. Buon appetito! Il nostro ultimo piatto freddo è l'immancabile insalata di riso, perfetta davvero in tutte le occasioni. Per prima cosa pesiamo 160 g di riso basmati. A me piace molto questa tipologia di riso, ma ovviamente potete usare il riso che vi piace di più. Quindi lo sciacquiamo molto bene, anche qui le dosi sono per circa 2 persone, dopodiché lo cuociamo con il doppio dell'acqua, coperto per una decina di minuti. Una volta cotto, io l'ho fatto raffreddare sciacquandolo con acqua fredda. Dopodiché l'ho messo in una ciotola. Anche qui ovviamente potete variare gli ortaggi come meglio preferite. Io ho scelto mezzo peperone che ho tagliato a pezzetti dopo aver rimosso i semi, ma potete metterci anche delle carote o dei ravanelli. Il bello di questo piatto è proprio poterlo personalizzare in mille modi. Poi ho tagliato anche un cetriolo a pezzettini. Io sono abituata a mangiarlo con la buccia, ma se volete potete tranquillamente rimuoverla. Poi ho tagliato anche mezza cipolla finemente, ma andrebbe benissimo anche dell'erba cipollina fresca o dei cipollotti verdi. E infine ho aggiunto anche due uova sode tagliate a pezzetti. Si possono tranquillamente omettere se non amate le uova. Quindi le ho sbucciate e poi le ho tagliate a pezzetti. Va benissimo anche a fettine oppure come preferite. Quindi ho aggiunto anche le uova e ho mescolato il tutto. E anche qui ho condito semplicemente con dell'olio d'oliva e del sale. Per aggiungere un tocco in più ho preparato del pesto con 10 g di basilico, 60 g di olio di semi di girasole, ma anche di oliva va bene, uno spicchio d'aglio e 25 g di semi di girasole, al posto dei pinoli perché non li avevo. Poi ho aggiunto anche del sale e infine ho frullato il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa. Poi ho servito subito l'insalata, ma potete tranquillamente prepararla per la settimana e conservarla in frigo. L'ho servita con i ciuffi di pesto e vi assicuro che questo è il tocco finale che la renderà veramente speciale. Provatela e sono sicura che piacerà a tutta la famiglia. Ragazzi, io spero tantissimo che queste ricette vi siano piaciute. Fateci sapere nei commenti qual è la vostra preferita e noi ci vediamo nel prossimo video.